La Fondazione MAC e l'Università di Trento collaborano nell'ambito di un progetto europeo chiamato RELAX. Obiettivo del progetto è la sostituzione degli input controversi utilizzati nell'agricoltura biologica. In questo caso specifico ci siamo occupati della sostituzione degli oli minerali in serricoltura contro la leuronide della serra, Trialeurodes vaporariorum, le cosiddette mosche bianche. Nei 3 anni di studio, prima in laboratorio, poi in serra, abbiamo ottimizzato una strategia in cui 2 prodotti insetticidi a base di estratti vegetali sono stati integrati con segnali vibrazionali di disturbo. Le mosche bianche formano dense infestazioni sulle foglie, sottraendo linfa e provocando il deperimento della pianta. Un misuratore laser, puntato sulle piante, permette di rilevare le microvibrazioni che le attraversano. Le mosche bianche comunicano tra di loro per mezzo di microvibrazioni che ricordano canzoni e suoni di altri animali. Disturbare la comunicazione è la chiave per interrompere gli accoppiamenti e quindi ridurre l'infestazione. A questo scopo abbiamo sviluppato un piatto vibrante basato su un mini shaker e su cui possiamo mettere i vasi delle piante da proteggere. Il segnale di disturbo è stato progettato per coprire esattamente le frequenze dominanti usate dalla mosca bianca durante il corteggiamento. Gruppi di piatti vibranti possono sostenere una superficie di alcuni metri quadri su cui sono poggiate decine di piante, in questo caso di pomodoro. Il sistema funziona con corrente elettrica e mantiene in costante vibrazione le piante 24 ore al giorno. Per potenziare l'effetto delle vibrazioni, alla prima comparsa di esemplari di mosca bianca effettuiamo un trattamento con una soluzione acquosa di olio di arancio ed estratti della pianta Clitoria ternatea, che eventualmente verrà ripetuto dopo una settimana circa. Le prove sperimentali condotte in serra su pomodoro e zucchino hanno mostrato una buona sinergia tra vibrazioni e prodotti di origine vegetale, con riduzioni significative delle popolazioni di mosche bianche rispetto ai controlli non trattati, e perfino migliori rispetto ai controlli positivi effettuati con insetticidi specifici.